Dovrei essere in diretta. Vediamo se c'è qualcuno. Eccola Claudia, ciao! Si sente, si vede? Perché oggi era un procedimento diverso. Ciao Arianna! Si sente, si vede? Buonasera Vincenzina Bonzanetti, buonasera Mirella! Date un feedback se si sente e si vede? Ok, tutto ok, perfetto. Allora aspettiamo un minutino che arrivano un po' tutti, così che non perdono la meditazione. Audio e video perfetti, meno male perché sono arrivata di corsa proprio. E, come state? Avete pensato? Ciao Roberta! Avete pensato qualcosa riguardo la diretta dell'altra volta? Avete domande? Io qualche domanda sono riuscita, a cui non ho risposto, anche delle persone in differita, sono riuscita a recuperarla. E mo rispondiamo, ora rispondiamo prima di fare l'esercizio, insomma, la piccola meditazione. E, se avete domande anche adesso, prima che poi cominciamo, comunque rispondiamo. E ricordiamoci sempre che tutto questo percorso che stiamo facendo con le ferite, e vi volevo ringraziare perché è un percorso, anche solo ascoltarle è un lavoro su di sé, quindi non è un percorso facilissimo, diciamo. Quindi siete proprio brave. Allora, Arianna, parlo delle ferite emozionali. Secondo Lise Bourbeau, praticamente ha raggruppato delle ferite, dei comportamenti di dolore, delle ferite doloranti che noi abbiamo da bambini. Ciao Barbie! Abbiamo parlato finora della ferita del rifiuto con il genitore dello stesso sesso, che avviene praticamente nella pancia della mamma fino a un anno di età, e adesso stiamo parlando e oggi concludiamo della ferita dell'abbandono, con il genitore del sesso opposto che si sviluppa nei primi 2 anni di età. Queste ferite perché le lavoriamo e ne parliamo? Per ricordarci che le emozioni, i modelli comportamentali sono quelli a cui noi reagiamo verso uno stimolo esterno, come è tuttora adesso, no? Nella nostra realtà, tutto quello che sta succedendo, ma comunque nella vita è sempre la nostra reazione su cui noi siamo liberi sempre di lavorare. Buonasera Anna Maria Squerigiani, ma che bello, sono onorata. E quindi le ferite sono i nostri dolori, no? Come le ferite si costruiscono da bambini, quando in realtà pensiamo di poter essere, poi ci dobbiamo tornare ad esserlo liberi di essere quello che siamo, poi pensiamo che ci toglieranno l'amore per qualche comportamento sbagliato, e là inizia la ferita, e ognuno di noi sviluppa dei modelli comportamentali per non sentire questa ferita, che sono le maschere, che sono come un cerotto alla ferita. Ma queste maschere non sono altro che dei meccanismi psicologici fatti di pensieri e di emozioni che ci manipolano nelle nostre relazioni e nella nostra vita. Quindi cominciare a parlarne è un lavoro molto profondo, perché cominciamo a sviscerarle e a vedere i nostri ricordi di quando eravamo piccoli, ma anche le nostre relazioni di adesso, da un altro punto di vista. E più
Alleniamo questo muscolo dell'osservazione delle emozioni, meno ci facciamo guidare dalle emozioni e più, che non significa non esperirle, non sentirle, assolutamente l'opposto, ne possiamo godere appieno, ma decidiamo noi, scegliamo sempre noi. Quando invece abbiamo una rabbia incontrollata, quando invece abbiamo un dolore incontrollato, ecco, come nella ferita dell'abbandono. Quando l'altro è l'oggetto del nostro desiderio, quando pensiamo che solo quando stiamo con l'altro siamo belle, solo quando stiamo con l'altro siamo felici, solo quando stiamo con l'altro siamo in pace, quella è la ferita dell'abbandono con la maschera del dipendente perché io sviluppo una dipendenza verso l'altro. In realtà cerco solo di non sentire questa mancanza, questo vuoto, no? La ferita dell'abbandono ruota assolutamente sulla sensazione di vuoto, mentre nella ferita del rifiuto la maschera è del fuggitivo e quindi è proprio una persona che fugge dall'affrontare un discorso, fugge dalla realtà, tutto quello che abbiamo detto. Ed è più un sentirsi rifiutata dall'altro nel suo esistere. Nella ferita dell'abbandono, noi ci sentiamo abbandonate dall'altro, è più sull'avere e sul fare, cioè l'altro che fisicamente ci abbandona e ci lascia. E quindi là, come abbiamo detto l'altra volta, cadiamo spesso nel ruolo della vittima. Ciao Manuela, salve a tutti! Allora, intanto rispondo anche a qualche domanda a cui non avevo risposto, che sono riuscita a recuperare, non so se le ho recuperate tutte. Proprio appunto parlando della ferita dell'abbandono dell'altra volta, abbiamo detto che un meccanismo tipico è quello di attirare le attenzioni con ogni strategia possibile. E chi è molto intelligente è ancora più veloce la strategia mentale, attirare il nostro oggetto di desiderio, la persona con cui noi, da cui noi siamo dipendenti e quando eravamo piccoli abbiamo detto è il genitore del sesso opposto, quindi per quanto riguarda le femmine sono il papà e per quanto riguarda i maschi è la mamma, ma il papà riferito anche adesso, può essere il lavoro, può essere tutto ciò che per noi è autorità, può essere il fidanzato, può essere il marito, può essere il figlio. Quindi quando noi da piccole sviluppiamo questa frustrazione, questa mancanza, per tanti motivi, perché può essere un papà che lavora tanto, può essere un papà che non parla con noi, che non condivide le sue emozioni con noi, quindi può essere un abbandono da questo punto di vista, o può essere proprio un papà che ci ha abbandonato, che è andato via, si è fatto un'altra famiglia, o può essere, io parlo papà dal punto di vista femminile, ovviamente perché finora siamo tutte donne. O può essere un papà, che lavora troppo, che torna, che è stanco e quindi non ci dà, ci dà le attenzioni, ma non ci dà le attenzioni che noi vogliamo. E quando siamo in reazione con questa ferita, per esempio con il partner, cerchiamo tutte le modalità per attirare la sua attenzione. Facciamo proprio delle trappole in cui noi siamo le vittime per far vedere quante poca attenzione il partner ci dà. E la domanda qui era, ma spostare in alto l'asticella delle richieste del partner può essere indicativo della ferita? Assolutamente sì. Chi ha questa ferita, immaginate che quando era piccolino ha sentito, non è la realtà. Ha sentito una mancanza del nutrimento affettivo o anche del nutrimento fisico, viene anche da quello. Sentendo, ciao Antonella, grazie a tutti. Sentendo questo vuoto, sentendo questa mancanza del nutrimento affettivo, ha cercato fuori una persona che lo riempisse e per non sentire questo vuoto, quindi la guarigione arriverà sempre risentendo questo vuoto e riempiendolo invece di noi stesse, di spiritualità, di fede, di immaginazione, di tutto ciò che siamo noi. Quindi
Quando abbiamo un partner, essendo femmine, lo proiettiamo su ciò che noi riteniamo maschile e autoritario, tra virgolette autoritario, comunque il maschile, alziamo sempre di più l'asticella della richiesta di attenzioni, perché non è mai abbastanza questo nutrimento, perché questo vuoto non si riempie mai. Voi immaginate che energeticamente è come se avesse tanti buchi, quindi più tu gli dai energia, più questa persona si sentirà sfinita, debole, perché non vanno a riempire quel vuoto e quella mancanza che lei si sente. E allora anche persone che riescono a riconoscere questo meccanismo spesso non ce la fanno nell'azione a frenarsi. Se stanno in reazione di questa ferita, tant'è la forza di questa ferita. Mentre il primo passo è proprio fermarsi e comunque osservare, no? Se noi sappiamo e sentiamo che stiamo richiedendo attenzioni sempre di più al partner, non seguiamo la mente ai nostri ragionamenti, chiediamoci perché. Perché cosa voglio veramente? È vero la mia richiesta di quell'attenzione? È vera o è solo perché attraverso la conferma che il partner mi ama, io sono amabile e mi tranquillizzo. Ma siccome è la maschera del dipendente, come ogni dipendenza ci tranquillizza solo per un po'. Ok. Poi un'altra persona chiede la solitudine, ma sono sempre in mezzo a altre persone. Sì, la solitudine è un sentimento. Perché parliamo di solitudine? Perché la paura maggiore di questa ferita è la paura della solitudine. Ma non è inteso soltanto, anzi non è proprio inteso. Dopo se c'è tempo vi leggo una poesia di Cesare Pavese su questo, molto bella. Non è inteso come l'essere soli a casa, è proprio una sensazione. Quindi noi possiamo avere una famiglia con 10 bambini, ma sentirci soli, no? È una paura di non farcela da soli. Riguardo questa ferita è proprio il desiderio di appoggiarsi, di aggrapparsi anche fisicamente, di avere un sostegno nel pratico ma anche emotivo. Infatti difficilmente le persone che hanno maggiormente questa ferita spesso hanno difficoltà ad avere bambini o comunque più che difficoltà ad avere bambini non li desiderano perché non hanno lavorato sull'essere adulto e quindi autonomo, non indipendente. Allora, Simonetta Lamberti dice l'attaccamento affettivo. Che intendi per attaccamento affettivo? La dipendenza affettiva intendi? La dipendenza affettiva a livello psicologico è un'altra cosa, però rientra anche in parte in questo. Questa è proprio verso la dipendenza affettiva è verso tutti. Invece questa ferita dell'abbandono è proprio riferita al genitore del sesso opposto, deriva da quella mancanza là. Barbara dice, bravissima Leti, è proprio questo il meccanismo della dipendenza affettiva, le conferme non sono mai abbastanza. Certo, perché finché noi non riempiamo quel vuoto, infatti è tipico, mentre del rifiuto c'era una tendenza all'anoressia, nell'abbandono c'è una tendenza bulimica, perché dobbiamo riempire questo vuoto, perché quando ci stiamo dentro ci manca l'aria, ci sentiamo perse, ci sentiamo escluse dal mondo, no? La solitudine deriva anche da un'emozione ancestrale, no? Quando in una società ci escludono, c'è un ricordo del cervello istintivo di quando nelle tribù se ti escludevano morivi. Ma adesso che siamo esseri evoluti, possiamo sciogliere questi ricordi e queste emozioni. Essendo esseri spirituali incarnati, che siamo qui a fare tante esperienze, raggiungere l'autonomia effettiva significa questo: sapere che se io sento un abbandono da parte di una persona che può essere che mi lascia, ma anche che è morta, che se
Se muore una persona, ognuno di noi, a seconda delle ferite che ha rilevanza, risuona su questo fatto esterno, no? Può essere un'ingiustizia, può essere un tradimento, può essere un abbandono. Ma quando noi sentiamo che siamo stati abbandonati per qualsiasi voglia motivo, l'autonomia affettiva è proprio quella di sapere che possiamo affrontare il dolore e che questo dolore non ci annienterà. Che cominciamo a avere dei principi, delle ancore salde dentro di noi e cominciamo ad amarci sempre un pochettino di più e a riempire questo vuoto senza caderci dentro, a riempirlo proprio di noi, del nostro spirito e della nostra anima. Allora, sì, buonasera Cinzia Pizzi. Maria, buonasera Letizia, un saluto al volo, ok. Simonetta Lambert dice: sì, intendevo dipendenza affettiva, la paura di non essere abbastanza amata, perduta mamma a 7 anni. Assolutamente sì. Sì, in realtà le emozioni sono queste, sono le stesse, no? Questo senso di vuoto, di non potersi appoggiare. Allora, diciamo che riferita alla mamma è la ferita del rifiuto, però poi là ci sono tantissime altre sfumature, no? Perché poi bisogna vedere il papà. Se ha colmato questo vuoto, se l'ha colmato eccessivamente, insomma, non entro troppo nel personale. Però assolutamente sì, quando sentite questa fame di amore, fermatevi, non andate verso l'altro, no? La caratteristica di questa ferita, devo guardare l'ora, se no non facciamo la meditazione nemmeno oggi. La caratteristica di questa ferita, per esempio, è che la persona che ce l'ha si sente molto empatica e molto al servizio degli altri, ma in realtà, quando è in reazione la ferita, non sempre, questa empatia è quasi un vampirizzare l'altra persona, perché tu la vuoi sentire per portarla verso di te, per manipolarla, ok? Quando invece sei empatica e a servizio, immaginate un cuore che si apre e che lascia amore ed energia incondizionatamente, non ad una persona specifica e non gli deve tornare niente in cambio. L'amore è questo, perché se crediamo che siamo tutti uno, che cosa importa se non mi arriva niente in cambio da quella persona? Ho comunque fatto del bene a me stessa facendolo bene a un altro e questo fa parte dell'autonomia affettiva. Poi vediamo se riesco al volo un'altra domanda. Ah, mi chiedeva del piede destro. Ciao mamma! Lei, Pamela, buona. Allora, un'altra domanda era meglio sul piede destro. Il piede destro, simbolicamente è il piede che fa riferimento all'emisfero sinistro, quindi all'emisfero razionale e quindi al principio maschile. Quando parlavamo della riflessologia e delle ferite sulla riflessologia sul piede, spiegavo l'altra volta del piede sinistro e mi hanno chiesto del piede destro. Se è ovviamente una donna nel piede destro, quindi nel maschile, nel lavoro, nel partner, nel padre, troveremo sei in reazione dei segni particolari, che poi in realtà questi variano a seconda del soggetto. In generale io trovo sempre quando è in reazione da parte femminile, il piede destro trovo sempre un rossore, una rabbia o una durezza a livello cerebrale perché viene una fissazione, una cristallizzazione del pensiero. Cioè, se non avviene quello che dico io, io non sono felice. E quindi diventa questa una dipendenza, quasi dal respiro, dall'aria. Ok, vediamo l'ultima domanda. Allora, come fai a capire se stai facendo quello che la tua anima vuole? Ci voglio 6 anni per spiegare questa cosa. Allora, dico in 3 parole perché se no non facciamo l'esercizio neanche stasera. E come fai a capire quando sei
coerente con la tua anima, il lavoro sulle ferite serve proprio a questo, perché ci leviamo tutte le strutture mentali che abbiamo imparato a manipolare, a organizzarci per sopravvivere e per non sentire il dolore, no? Ma noi siamo molto, molto, molto altro. Anche se continueremo, una volta che le lavoriamo, le ferite emozionali tutta la vita, sempre in modo più profondo, anche quando cominceremo a guarirle. Continueremo noi ad abbandonare gli altri, a essere abbandonati, a rifiutarli, ad essere rifiutati, a tradire, ad essere traditi. Continueremo a farlo perché siamo umani, no? Cercando sempre di fare il meno male possibile agli altri, ovviamente, e a noi stessi. Ma non avranno più quel significato pesante, denso, importante che gli diamo quando c'è tutto il dolore che non vogliamo sentire dietro. Il segreto è non scappare da questo dolore nella ferita dell'abbandono, il segreto è non scappare da questo hole, da questo buco. Sentire il vuoto è il primo passo. Se io non sento il dolore, non sento il vuoto, non posso riempirlo perché faccio finta che non esiste. E allora là andrò in reazione. Buonasera, Ilaria. Andrò in reazione con qualsiasi cosa di esterno. Se ho la ferita dell'ingiustizia, tutto quello che è esterno mi provocherà rabbia incontrollabile. Quando sentite, parlo di me, ci sono delle mie reazioni, quando io dico non riesco a fermarla, cioè mi viene istintivo, per esempio quando mia figlia fa una cosa mi viene istintivo diventare pazza. Poi mi fermo, se io non riesco a controllarla, siccome il potere su di me ce l'ho solo io, vuol dire che dietro c'è un dolore che io non ho ascoltato e quindi mi fermo e lavoro su quello. Perché più aumenta la consapevolezza, più si è in contatto con la propria anima e si vede le emozioni come altro da sé, come modalità per esperire questo mondo, ma noi non siamo né le nostre emozioni né i nostri pensieri. A questo serve la meditazione, a questo servono tutti questi lavori. Noi siamo tanto, 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 tanto altro. E quando cominci a sentire e quando alzi le vibrazioni e cominci a sentire tutto quello che, di altro che sei, si inizia a alleggerire tutti i fatti del mondo e tutti i fatti della propria vita, perché iniziamo a disidentificarci, cioè a vedere la nostra vita e i nostri eventi, dolorosi o meno, come fatti da cui possiamo imparare, evolvere, diventano i nostri tesori. Allora, Ilaria dice: cosa vuol dire sentire il bisogno di lasciare qualcuno anche se si ha paura dell'abbandono? Perché chi ha la ferita dell'abbandono abbandona. Può essere un autosabotaggio. Poi, ovviamente, queste sono cose generali, e poi ognuno, quando lavoro sulle persone, ovviamente escono fuori le cose, ci sono tante sfumature, non è tutto così. Però chi ha questa ferita pensa di essere stato sempre abbandonato, ma in realtà anche lui abbandona, se no non avrebbe questa ferita. È molto interessante quello che dici, perché è proprio così. E se lo osservate molto bene avrete ottimi regali. Allora, vogliamo fare questo esercizio, questa meditazione per cominciare a pulire qualche ricordo dell'abbandono? Datemi un feedback se vi va, se siete pronte o se volete continuare a parlare. Io sono con voi, insomma, a vostra disposizione. Ovviamente, nel momento in cui faccio la domanda, mi si bloccano i messaggi. Va bene, facciamo che la facciamo. Allora, pronta per la meditazione, perfetto, brava Antonella. Allora, mettetevi seduti,
possibilmente non sdraiati, se no vi addormentate. La musica va bene? O la volete più alta? Allora. Ok, allora iniziate a chiudere gli occhi, a mettere l'attenzione sul respiro. Fate 5 respiri profondi, inspirando con il naso ed espirando piano piano con la bocca. Mettete l'attenzione proprio sull'aria che entra dal naso dolcemente ed esce dalla bocca, tutto senza sforzo. Senti che tutti i muscoli si rilassano. E se ci sono pensieri, tornate a mettere l'attenzione sul respiro e sulla mia voce. E ad ogni respiro vi rilassate sempre di più, vi sentite sempre più calmi, più comodi. E ora parlerò ad uno di voi con il tu. Ora immagina che di fronte a te ci sia una poltrona bellissima, comodissima. Guarda bene il colore, il tessuto, ogni dettaglio. E sprofonda al suo interno e ti senti avvolto da questa poltrona, comodissimo, e là ti rilassi sempre di più. In questo stato completamente rilassato e di pace, riporta la tua attenzione e la tua memoria al primo ricordo che hai, nel quale hai vissuto la sensazione di abbandono. Non importa quale sia l'età. La prima immagine, il primo ricordo che ti viene in mente. Entraci completamente. Anche se pensi che non c'entra niente, prendilo. Il primo ricordo dove hai sentito la sensazione di abbandono. Lasciati andare a questo ricordo, osservalo. Se vedi i colori, i profumi, stai attenta ad ogni dettaglio. Pensa
Guarda chi c'era, se c'è qualcuno intorno a te. Cosa sta succedendo? Se ti hanno detto qualcosa. O se tu hai detto qualcosa. Se ti hanno fatto qualcosa o tu hai fatto qualcosa. Prova a rivivere tutto nei minimi dettagli. Ma soprattutto metti attenzione alle tue emozioni, alle emozioni che hai vissuto in quel preciso momento. Osserva e rivivi la scena come se stesse accadendo ora, con tutti i tuoi sensi. Percepisci i profumi e i suoni dell'ambiente in cui ti trovi. E ricorda tutto nei minimi dettagli. Ora è arrivato il momento di trasformare questa ferita. Rimani sempre in questa scena. E chiedi ora al te stesso di allora che cosa avresti voluto sentirti dire. Che cosa avresti voluto che le persone attorno a te facessero? E cosa avresti voluto vivere in modo diverso? Quindi immagina di modificare la scena. Immagina e proprio vivi il finale che preferisci. Trasforma la scena che hai appena vissuto nel modo che più desideri, con tutte le emozioni. In questo luogo, in questo spazio, puoi far sì che le cose accadano esattamente come avresti voluto che accadessero.
Fallo, lasciati andare e trasforma completamente questa scena. Soprattutto focalizzati su tutte le emozioni che questo nuovo finale ti dà. E immagina così, proprio visualizza che questa ferita dell'abbandono si cicatrizza, guarisce. Immagina tutto nei minimi particolari. Se ti serve un colore, un fiore o un'emozione per cicatrizzare questa ferita, per vederla, per visualizzarla che sta guarendo, utilizza tutto quello che vuoi. Molto bene. Ora torna piano piano al respiro, soddisfatta di aver fatto un bel lavoro. E mentre continui a mettere l'attenzione sull'aria che entra dal naso ed esce dalla bocca, ripeti ad alta voce o dentro di te queste frasi che io ti dico. Io accetto con tutto il mio amore di avere la ferita dell'abbandono. Io accetto me stessa mentre provo la ferita dell'abbandono. Io posso fare tutto quello che voglio da sola. Io ho fiducia in me e nelle mie capacità. Io credo in me stessa e mi amo profondamente. Ora piano piano tornate al qui e ora, muovete mani e piedi e quando volete aprite gli occhi. Grazie
E se volete adesso, oppure se la rifate, scrivetevi tutto. Scrivetevi il ricordo, scrivetevi il finale diverso, scrivetevi le emozioni. Quando dico le frasi alla fine, vedete se qualcuna vi smuove un'emozione e quale emozione. Tanto che siamo qua adesso, se qualcuno lo vuole condividere, lo facciamo insieme, ovviamente. Però se lo volete rifare a casa, perché ovviamente non c'è un solo ricordo da pulire, no? Ce n'è più di uno. E spesso magari ci vengono in mente cose che abbiamo dimenticato oppure che non abbiamo mai associato. Questo è proprio un modo per calmare la mente e quindi andare a cercare il ricordo in una mente più profonda, diciamo. Ma soprattutto per cominciare a di senti, di si, non, non identificarci con quello che ci siamo sempre detti, ma scoprirete cose nuove di voi stessi. Allora, vediamo se qualche. Ciao Manuelina, come stai? Mi sono persa un po' di messaggi. No, sono tutte buonasera. Mi sa. Hola guapa! Ciao Micaela! Ok, vediamo se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda o vuole condividere com'è andata. Altrimenti, vi leggo una poesia sulla solitudine. Se abbiamo tempo. Perché la solitudine, ripetiamo, è la paura maggiore di chi ha la ferita dell'abbandono. Manuelita! Mentre chi ha la ferita del rifiuto, la paura maggiore è di andare in panico. Io ce l'ho tutte e due, quindi. È una paura della solitudine, non di solo, appunto, di rimanere solo, è proprio una sensazione di non poter vivere senza l'altro, di non poter farcela da soli. Non è solo la paura che l'altro ci lascia e quindi noi soffriamo, è il terrore che se l'altro ci lascia, l'altro o comunque non ci dà attenzioni o comunque non ci ama, noi spariamo, ci dissolviamo in un certo senso. Come se noi ci amiamo se ci ama l'altro, per questo c'è una continua richiesta di attenzione. Antonella, mi sembrava di aver dimenticato certi ricordi e invece all'improvviso ritornano. Esatto, è proprio questo. Poi io l'ho fatta anche troppo veloce, se avete più tempo di fare la parte iniziale, un po' più di meditazione, di respirazione, comunque aiuta ancora di più. Ed è proprio questo, no? Perché noi ci siamo raccontati la nostra storia. Però in realtà poi quando andiamo a chiedere al nostro inconscio di farci vedere il primo ricordo che ci viene in mente dell'abbandono, in realtà magari ci ricordiamo cose che di solito non raccontiamo o non ci raccontiamo o diverse da quello che abbiamo memorizzato, no? Graziella Tucci dice: io non ho paura della solitudine, ma ho attacchi di panico da anni. E l'attacco di panico di solito cela anche la paura della solitudine, perché spesso chi ha l'attacco di panico ha paura, per esempio, di prendere la metro, di trovarsi da solo quando ha l'attacco di panico. Ma appunto, ognuno di noi è un mondo a sé. Quindi è veramente delicatissimo. L'importante di tutto quello che noi diciamo, no? Che è sempre tutto quello che noi diciamo è un'osservazione di anni, 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 non mia, per carità, sul comportamento delle persone. Ma sì, ferita del rifiuto è il panico, infatti. Ma tutto.
Ognuno di noi poi è un essere unico, no? La cosa più importante di ogni parola che vi leggo, adesso vi leggerò anche questa poesia, di ogni strumento che io vi do, ma in generale che avete, che prendete dalla vita, è come a voi vi risuona. Come abbiamo detto, che le ferite non sono tanto, non vengono tanto dai fatti, ma da come noi le abbiamo sentite. Così anche gli strumenti. Se ci sono parole che vi risuonano, che io dico o che leggo o che fate mentre fate la meditazione, su quelle potete lavorare. Lì c'è, io lo vedo come un punto pieno da scaricare l'emozione, perché quell'emozione, se non viene scaricata, manipola le vostre relazioni e la vostra vita. Antonella dice: ho compensato diventando molto forte, mi piego ma non mi spezzo. Bravissima Anto. E questo che fa a livello proprio di circuito di sistema nervoso sinaptico, comincia da mano a mano che voi associate a quel ricordo un'altra emozione, cambia il modello comportamentale della memoria. Non so se mi sono spiegata. Bravissima, perché se hai messo la forza laddove c'era una debolezza, ogni volta che una situazione simile andrà in risonanza a richiamare questo ricordo sepolto, tu comincerai a non avere più in automatismo quel comportamento, ma comincerai a sentirti che lo puoi gestire, capito? Che sei più forte. Questo piccolo esercizio serve a questo. Allora, vi leggo la poesia di Cesare Pavese che si chiama Mania di solitudine. Ve la leggo perché a me è piaciuta molto, perché, vabbè, io ve la leggo, poi ognuno di voi prenderà quello che più piace, così ci salutiamo così. Mi levo gli occhiali perché sennò non ci vedo. Mangio un poco di cena seduto alla chiara finestra. Nella stanza è già buio e si vede nel cielo. A uscir fuori le vie tranquille conducono, dopo un poco, in aperta campagna. Mangio e guardo nel cielo. Chissà quante donne sta mangiando a quest'ora. Il mio corpo è tranquillo. Il lavoro stordisce il mio corpo e ogni donna. Fuori, dopo la cena, verranno le stelle a toccare sulla larga pianura la terra. Le stelle sono vive. Ma non valgono queste ciliegie che mangio da solo. Vedo il cielo, ma so che fra i tetti di ruggine qualche lume già brilla e che sotto si fanno rumori. Un gran sorso il mio corpo assapora la vita delle piante e dei fiumi e si sente staccato da tutto. Basta un po' di silenzio e ogni cosa si ferma nel suo luogo reale, così come è fermo il mio corpo. Ogni cosa è isolata davanti ai miei sensi, che l'accettano senza scomporsi. Un brusio di silenzio. Ogni cosa nel buio la posso sapere, come so che il mio sangue trascorre le vene. La pianura è un gran scorrere d'acque tra le erbe, una cena di tutte le cose. Ogni pianta e ogni sasso vive immobile. Ascolto i miei cibi nutrirmi le vene di ogni cosa che vive su questa pianura. Non importa la notte, il quadrato di cielo mi sussurra di tutti i fragori e una stella minuta si dibatte nel vuoto, lontano dai cibi, dalle case, diversa. Non basta a se stessa e ha bisogno di troppe compagne. Qui, al buio, da solo,
Il mio corpo è tranquillo e si sente padrone. E con questa la mia rispondo alle altre domande. Questa poesia a me ha suscitato tante cose, ve la volevo condividere perché è un po' riempirsi dell'universo, un po' aiutarsi a riempire della terra e dell'universo e di tutti noi quel nostro buco della solitudine. Pur stando dalla finestra di casa nostra, senza immaginare come la ferita del rifiuto che scappa, ma proprio sentendo la terra, i fiumi, le altre persone, le luci nelle case che si accendono e si spengono, cominciamo a sentirci parte di un tutt'uno. E questo parte, di essere parte di tutti, del pianeta, dell'universo, fa sì che questo buco, questa mancanza che sentiamo piano piano si riempia del nostro spirito e della nostra anima che è universale e che siamo tutti soli, ma soli non c'è nessuno. Leggo, la mia figlia che ora non è più con me aveva attacchi di panico ed io la spronavo a reagire, non l'ho aiutata molto, ora tornerò indietro per poterla capire e mi sento veramente in angoscia. No, Gabriella, guarda, ognuno di noi fa quello che può, quando può, con la coscienza di quel momento. È un po' come quando noi lavoriamo le ferite. Di quando eravamo piccoli e magari i nostri genitori hanno fatto delle cose in buona fede, no? E comunque a noi ci hanno procurato un trauma, un dolore, ma in quel momento, nella maggior parte dei casi, non cose gravi, insomma, in quel momento loro pensavano di fare il giusto, no? La tua intenzione è importante. In quel momento la tua intenzione era di aiutarla e questo è amore, a lei è arrivato questo. Guarda, io sono la mamma di una bambina e ho già sbagliato tanto con mia figlia, no? E sbaglierò ancora sicuramente perché sono profondamente imperfetta. Ma cerco sempre di avere un'intenzione pulita, ovviamente di correggermi, no? Ma comunque lei avrà delle ferite e dei traumi perché quelli sono, gli scalini per la nostra evoluzione. Ma l'intenzione è amore e quindi non ti preoccupare che tua figlia ha sentito questo, sicuramente. Io queste cose le studio da tanto tempo perché io ho sofferto anche di attacchi di panico, quindi ho iniziato tutto da là quando ero piccolina a cercare a scoprire, no? Ma ognuno di noi veramente fa quello che può. Poi adesso non mi comporterei mai con una persona che ha gli attacchi di panico con la consapevolezza che avevo 20 anni fa, ovviamente, no? Ho una autorità su me stessa, un'autonomia per accogliere e per contenere una persona con gli attacchi di panico che prima non avevo. Ma tu, Gabriella, hai fatto questo non perché volevi male a tua figlia, ma perché cercavi di aiutarla e quindi stai proprio tranquilla, tranquilla, senza nessuna angoscia, che soprattutto ai bambini non arriva tanto quello che diciamo, molto poco perché sarebbe molto facile, ma arriva il nostro esempio e il nostro inconscio. Se io dico a mia figlia che la odio, ma in realtà la amo, a lei gli arriva l'amore. Quindi non ti preoccupare assolutissimamente. Stai tranquilla che si sente poi che ci hai messo comunque tutto l'impegno, no? E pensavi di essere nel giusto, quindi comunque arriva sempre questo amore infinito. Quando inizi a guarire le ferite, proprio questo inizi a capire, che siamo tutti nella stessa barca, tutti possiamo ferire e tutti siamo stati feriti. È che l'abbiamo presa troppo sul personale. Però in realtà siamo tutti imperfetti. Questa non è una dimensione di perfezione. Che poi noi prendiamo le nostre imperfezioni per capire noi stessi e gli altri e per evolvere. Va bene, ma pure quando diciamo che siamo tutti uno, fino a che non lo senti nel cuore, non ti viene quella generosità.
non ti viene quella comprensione, quella compassione. E per arrivarci ci vogliono a volte delle esperienze non tanto carine. Spesso il dolore è proprio un'iniziazione, no? Probabilmente io, se non avessi avuto determinati lutti, determinate esperienze, non mi sarei messa là a lavorare sodo su di me, ma probabilmente proprio no. E quindi l'obiettivo deve essere sempre un fine che non è mai egoistico. L'obiettivo deve essere sempre una felicità per tutti quanti, un servizio per tutti quanti. Se avete capito una cosa, condividetela. Se avete un tesoro, condividetelo, perché condividere significa possedere insieme. Non significa che ci togliamo delle cose. Oh, vabbè, perché sto dicendo questo? Non lo so. Sto andando a flusso di coscienza e invece vi devo lasciare. E se avete domande anche in differita, io cerco di riacchiapparle in qualche modo e comunque rispondo tra 15 giorni con la prossima diretta che finalmente faremo la ferita dell'umiliazione. Cioè, non è finalmente perché l'umiliazione è una cosa divertente, però almeno cambiamo ferita. E vi abbraccio, ringrazio Gaetano Vivo, Antonella Virzì, Pamela Vona, tutti quanti che ci regalano questo spazio che possiamo stare un po' insieme. E ringrazio voi che mi avete ascoltato, supportato e sopportato. E vi auguro una bellissima serata e vi abbraccio forte, forte, forte. Ciao a tutti!